Alza su. Primo dicembre. Buongiorno. Buongiorno lettori e lettrici, eccoci qua per iniziare questo meraviglioso nuovo viaggio insieme. Spero di riuscire ad essere costante, perché chiaramente passare dal non pubblicare nulla al pubblicare 25 video uno dietro l'altro è veramente un progetto impegnativo, ma ce la posso fare. Ce la posso fare soprattutto perché probabilmente molti di questi video verranno girati insieme, quindi se mi vestite, vedete vestita uguale in ogni video, non è perché non ci tenga la mia igiene personale, ma semplicemente perché ho bisogno di ottimizzare i tempi. Ma bando alle ciance, cominciamo. Il sacchettino di cui vi anticipavo ieri, e vediamo il destino che cosa ci porta. Allora, la 1, la 2, la 3. Vediamo un pochino. Ecco qui il fortunato titolo protagonista del primo video. Primo libro di cui vado a parlare con grande gioia è I 100 Pozzi di Salaga. È interessante che sia stato estratto proprio questo titolo, perché mi permette di parlarvi anche del bellissimo progetto a cui ho partecipato quest'anno. Perché quest'anno ho avuto modo di far parte di un gruppo di lettura chiamato Mama Africa, che mi ha accompagnato appunto nel continente africano attraverso i libri. I 100 Pozzi di Salaga è stato uno dei protagonisti di questo magnifico progetto. Sapete che è un pochino una letteratura che a me interessa particolarmente, quindi non ho potuto veramente evitare di partecipare. Comunque, parliamo meglio del libro, perché poi è l'obiettivo di questo video. I 100 Pozzi di Salaga è ambientato in Ghana, ma non in quello contemporaneo, bensì in quello che purtroppo fu il protagonista della grande colonizzazione europea. Ed è importante precisare questa cosa, perché in effetti lo sfondo geografico, come anche lo sfondo storico, sono un pochino protagonisti all'interno di questa storia. Questo perché in qualche modo la colonizzazione genera una serie di conseguenze che vanno a sconvolgere la vita delle due protagoniste. Le due protagoniste sono Amina e Wurche, contesti diversi, provenienze diverse anche da un punto di vista sociale, vite completamente opposte, due personaggi che sembrerebbero non avere niente in comune tra di loro, ma che poi finiranno per incontrarsi per scoprire di aver bisogno rispettivamente l'una dell'altra. Non vi voglio svelare altro della trama, anche perché è un libro che si fa leggere e che va scoperto man mano, ma voglio raccontarvi perché effettivamente questo libro mi è piaciuto molto. Diciamo che questa idea rimarrà anche nei prossimi video. Come sempre, non mi soffermerò sui contenuti, ma sulle sensazioni che ogni storia mi ha generato. Questo libro mi è piaciuto molto perché ha delle tematiche molto attuali, nonostante sia ambientato diversi anni fa. È molto attuale perché parla di quello che è il retaggio che la colonizzazione ha lasciato a questi paesi, cambiandoli, sconvolgendoli, non necessariamente sempre negativo, perché spesso e volentieri si tende a sottolineare quell'aspetto, anche in positivo, perché sicuramente sono state apportate delle migliorie, però il problema è che queste migliorie sono state apportate nella maniera sbagliata. Quindi lo shock, il cambiamento, la guerra, la diversità che si viene a creare all'interno di questi contesti e come questa stessa diversità ha cambiato la vita di queste persone, delle vite apparentemente diverse, come vi accennavo all'inizio, che però vengono sconvolte a prescindere da tutto. È un romanzo intenso e che parla di tematiche importanti, ma lo fa senza essere eccessivamente pesante, il che significa che è un ottimo modo per approcciarsi a questa tipologia di letteratura senza immischiarsi in qualcosa di troppo complicato, un saggione storico. È un romanzo a tutti gli effetti. Le tematiche trattate non sono sempre semplici, ma si fa sicuramente leggere, perché la penna comunque è molto abbordabile. Un'altra cosa piuttosto interessante all'interno di questo romanzo, secondo me, è l'alternarsi dei due punti di vista, perché le due protagoniste parlano in prima persona e si alternano nella narrazione, mostrandoci quindi lo stesso racconto con due punti di vista diversi. Un escamotage letterario molto visto, ma che ha sempre, insomma, il suo valore. Un difetto forse è che magari la dimensione storica, per quanto preponderante, per certi versi poteva essere approfondita di più, ma visto che comunque si vuole mantenere in generale una certa leggerezza, nonostante le tematiche trattate, non leggerezza, più che altro una certa versatilità, comprensibilità al pubblico, ci può stare. Quindi se state cercando un romanzo ambientato nell'Africa coloniale, che però non sia troppo pesante, che parli anche tanto di sentimenti umani, questo è sicuramente il romanzo giusto. Detto questo, con grande piacere io vi mando un bacio e ci vediamo domani. Ciao!